giocato da bambino con le sue gesti atletiche a giro d'Italia, è stato l'input che mi ha dato poi per diventare corridore. Da mancare una persona importante nell'ambito sportivo, in particolar modo nella città di Cosenza, e poi vi viene a mancare un amico, perché eravamo anche amici, essendo nati nella stessa città. Eravamo nella stessa città, e poi Pino era, tra virgolette, una persona molto semplice, poi era anche un artista, perché come voi sapete era uno che dipingeva, aveva anche un suo modo di dipingere, aveva un mezzo, mi ha regalato dei quadri, insomma c'era un'amicizia molto familiare e vicina. Poi ripeto, avevamo in comune lo stesso sport, siamo stati due ex professionisti, e quello insomma io di più ho un grandissimo ricordo. Poi vabbè, adesso le parole in questo momento si fa anche fatica, però secondo me c'è un vuoto grande che però io lo voglio ricordare col suo sorriso e con i suoi quadri, dove lui veramente si esprimeva al massimo livello. La bici, voglio dire, la bici sarà sempre in cima ai suoi pensieri, sicuramente lassù farà dei grandi giri.